94 ore di pay per view. Double or Nothing è stato lunghissimo, eppure non è stato tanto importante, non è stato tanto epocale, non è stato tanto avvincente quanto la puntata successiva di Dynamite, che oggi siamo qui per raccontarvi, perché c'è stato un episodio molto molto ricco, tantissimi spunti di riflessioni, tantissimi anche foreshadowing verso un futuro che sembra veramente radioso per la All Elite, e non vediamo l'ora di parlarne. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, benvenuti all'episodio numero 147 di Elite Friday. Siamo in live sul canale Twitch del Lato Vero del Ring, ci troverete on demand sul nostro canale YouTube, a cui vi chiediamo di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Intanto io do il benvenuto al mio compagno, al mio tag team partner, il buon Fabrizio. Ciao Fabri, benvenuto. Ciao Stefano, grazie, grazie mille. Allora, sei pronto per raccontarci un pochino questa puntata che potremmo anche, volendo, per un po' più per una volta, facciamo una volta un po' più per noi, potremmo riassumere in due parole? Le dico? Hiroshi Tanahashi. Oh, okay. Ah, sì. Finalmente. Hiromu è Takahashi. Oh, se ci sa, se anche lui ben venga. Non c'è nessun problema, noi prendiamo tutti. Bene, bene, bene. Ci hanno accontentato dopo, possiamo dire, no? Ci hanno fatto, diciamo, leggere i menu. Ci hanno fatto annusare il profumo che veniva dalla cucina. Non ci avevano mai messo in tavola da tipo 2 anni più o meno. Forse più di due anni, due anni e mezzo. Perché era da gennaio, quando Jericho ha affrontato Tanahashi a Wrestle Kingdom. Ed era il 2020. Sì, prima della pandemia. Ce l'abbiamo fatta finalmente, ma non si parte da quello, si parte da quello che è stato il primo match, ovviamente il primo match che vi racconteremo subito dopo avervi ricordato che noi siamo praticamente attivi ogni giorno sul nostro canale YouTube con un video al giorno, e nelle descrizioni di ognuno dei nostri video potete trovare il link per accedere al nostro gruppo Telegram, dove trovate me, Fabrizio, per esempio, chiacchieriamo di AEW, stiamo insieme alla nostra community, poche piccole, semplici regole che ci consentono di vivere bene, serenamente, di trovare delle persone corrette con cui scambiarsi opinioni, quindi fatelo, è una cosa molto importante per noi e potrebbe essere molto divertente anche per voi. Ma se dobbiamo partire, Fabri, e dobbiamo partire con il primo match, diciamo subito che CM Punk e gli FTR non hanno battuto Max Caster e il Gun Club. Max Caster al momento ancora, tra virgolette, orfano di Anthony Bowens, il quale si è fatto male, ma il quale accompagna ed è over, ma di brutto, con il pubblico. Prova anche a fare una scorrettezza, ma tanto la prossima volta che entra chi se ne frega, la gente lo acclamerà lo stesso perché è uno degli acclaimed e la gente lo acclama. Il match è stato più o meno quello che ci si aspettava, a parte qualche botch qua e là, ma anche lì siamo sempre nei soliti ragionamenti. Chi non fa niente non sbaglia niente. Come ti è sembrato il match di apertura di Dynamite? Ma è andato fin troppo per le lunghe, forse, cioè faticare per gli FTR e CM Punk, far vedere che possono faticare a battere Max Caster e Gun Club, per quanto magari possano provare veramente un po' a rinforzarli agli occhi del pubblico, fa sempre un po' specie, non dovevano vincere in 2 minuti, per carità, però si poteva trovare una via di mezzo, però alla fin fine non c'è stato né più né meno di quello che ci si aspettasse in questo match. D'altronde quelli bravi erano tutti da un lato e gli altri erano i comprimari totali, quindi però si sono comportati bene comunque il Max Caster e Gun Club, ci mancherebbe. Tu dici che potrebbe essere anche in aria così per il prossimo futuro una coalizione tra CM Punk e gli FTR, ormai non più menzionando il Pinnacle da mesi, penso che sia abbastanza andata quella barca. E beh, non fanno mistero sui social, non fanno mistero di essere amici, ormai lo fanno vedere anche live, quindi ci sta che effettivamente ormai siamo insieme. Non, niente per la quale. Anche perché ormai hanno anche la maglia. Hanno anche la maglia, ormai la parte di FTR con i Pinnacle o comunque con MJF sembra quasi completamente dimenticata, cioè non menzionandola mai sembra quasi che non ci siano mai stati, quindi sì. Non sarebbe un problema se si mettessero insieme, cioè di fatto secondo me lo sono già comunque, non credo che abbiano bisogno di annunci da
a dire sì, no, ormai siamo un trio, non avrà nessun nome come stable, ma sono sempre sono insieme. Sì, 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 un po' come la coalizione di Christian insieme a sì, Jungle esatto. Boy e Luchasaurus, insomma, non hanno esatto. neanche più il nome di Jurassic Express, ormai è diventata solo la finisher la Jurassic Express, basta. Quindi, insomma... Però Fabri, quando tu hai CM Punk e CM Punk prende il microfono, beh, tu ti devi proiettare subito verso il prossimo obiettivo utile. E niente, è saltato il mese di maggio completamente, è arrivato giugno, e giugno chiaramente ha al suo interno questo contenitore proibito, questa porta proibita, la Forbidden Door. È probabilmente una delle cose più attese, più davvero interessanti che ci sia capitato, anche perché siamo un po' agli ultimi giri d'orologio di un Tanahashi che può fare veramente qualcosa di molto importante. Però, amici miei, quando te lo vedi arrivare, quando ti esce sullo stage della All Elite, quando sei lì che lo aspetti da tanti anni, quando lo hai tifato per tanti anni, perché io sono un fan di Tanahashi da veramente tantissimo tempo, beh, c'è poco da fare. Insomma, questo è nell'insieme un grande arrivo, seppur parzialissimo, no? Perché arriva proprio per Forbidden Door, non è che ci sono chissà quali piani, chissà quali firme, no? Però è un arrivo molto importante, un po' di prestigio a Forbidden Door, mi sembra che glielo dia così, semplicemente il suo nome. Il fatto che sia uscito, abbia fatto il gesto della cintura, ci fa presagire che ci sarà un one-on-one match proprio tra CM Punk e Tanahashi, proprio per il titolo mondiale. Dimmi le tue impressioni. Sì, anche perché se no si poteva pensare, visto che CM Punk ha proprio detto ok, so che c'è qualcuno della New Japan di fuori, per evitare run-in stile Cobbs e Great Okami di settimana scorsa, e si poteva pensare se no a Tanahashi insieme a Great Okami e Cobbs, però la New Japan andrebbe a sfasare completamente tutto quello che sta creando, cioè Ospreay e Tanahashi praticamente sono rivali, cioè quindi non avrebbe proprio, essendo un pay-per-view comune, in Giappone lo vedono che Tanahashi si è messo con due, in teoria, a lui rivali. E, quindi, cioè, che dire, se dovessero fare... Allora, dicevo prima, mi dispiace che facciano per il titolo del mondo, perché ovviamente vorrebbe dire sconfitta di Tanahashi, però, cioè, io me ne frego, faccio il mark totale, se fanno l'incontro, e per il titolo del mondo deve vincere Tanahashi, cioè, ditemi quello che volete, deve vincere lui. Non mi interessa, cioè io lo reputo il miglior atleta del ventennio del 2000, quindi figuriamoci se non dovesse vincere, anche se ha 44 anni, quanti ne ha ormai, non mi interessa. Ma lì è proprio fare il mark, sì, sì. Parola che verrà fuori ancora stasera. Sì, 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 sì. E, allora, spiegherò in due secondi una delle difficoltà più grandi per Forbidden Door. Sono tanti gli atleti che possono essere coinvolti, è davvero bassa la possibilità che ci siano dei title versus title. È più facile che il campione, potrebbe anche non essere Okada da qua là, vada ad affrontare uno della All Elite, e non so chi, però vada ad affrontare uno della All Elite, piuttosto che vedere effettivamente i due campioni uno contro l'altro, uno davanti all'altro, per un match. È molto difficile, perché quando c'è stata occasione di farlo è stato fatto, ma era per dei motivi molto importanti da parte della New Japan. Una volta, per esempio, avevano un campione infortunato e hanno addirittura dato il titolo della New Japan a Satoshi Kojima, il quale aveva già il titolo della All Japan. Quando la gente dice è arrivato Satoshi Kojima a lottare contro John Moxley, ti ricordi qualche mese fa? Ma sì, chi sì, è questo qua? E se non lo sapete... ciao, nel senso, non è colpa mia, ma difficilissimo che mettano titolo contro titolo, e questo vale per tutte le categorie di titolo. Poi magari qualcuno tra virgolette minore potrebbe anche andarci, ma la WGP Championship troppo difficile. Quindi sostanzialmente l'idea potrebbe essere quella di vedere un bel po' di match multipli, magari anche qualche match titolato, qualche personaggio che magari va anche a lottare per i titoli della Ring of Honor, eh? Comunque la Ring of Honor in Giappone, sì, esatto, ha sempre avuto questa collaborazione finita qualche anno fa. E non ci sarebbe da stupirsi se lì perdessero dei lottatori che in teoria sono Ring of Honor. Bravissimo, cioè, proprio potrebbe essere tutto fatto in modo linearissimo.
La cosa che dovete aspettarvi di più, quindi, è un buon coinvolgimento di lottatori, ma non aspettatevi troppi one-on-one match, per storia della New Japan, quando collabora con gli altri, e pensate che addirittura quando hanno fatto con la Noah c'è stato un solo one-on-one match finito in pareggio tra due Young Lion, praticamente. Non c'è stato nessun altro one-on-one match, quindi... Insomma, bisogna avere un attimino di... Bisogna conoscere un attimino il tipo di percorso che si può fare, altrimenti è difficile. Cioè, uno comincia a pensare, prendo questo e lo metto contro quell'altro, dream match, sì, è vero, però saranno pochi rispetto a quelli che ci possiamo immaginare noi. No, certo, se da come sembra Tanahashi CM Punk dovesse essere per il titolo mondiale, allora vuol dire che comunque c'è in palio anche quello da New Japan, quello per certo. Forza. Poi vedremo se il campione sarà ancora Okada o chi lo deve affrontare. Certo, certo, certo. A Forbidden Door, niente Jericho, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo perché c'è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare tra qualche minuto e insomma sarà... Se non sbaglio cade proprio quella settimana, se ho capito, se non sbaglio. Esatto, quindi okay. ne parliamo poi a tempo debito, come si dice, a tempo debito. Ma, Fabri, è il momento di introdurre l'argomento l'elefante nella stanza, come si dice. MJF infuriato sul ring. Si tratta di un work o si tratta di uno shoot? Work è qualcosa di preparato e concordante con quello che la dirigenza ha detto all'atleta. Shoot è qualcosa che invece l'atleta prova a dire, salvo poi eventualmente essere fermato, comunque prova a dire senza alcuno script alle spalle. E se non parliamo di script parola per parola, comunque di accordi con la federazione. MJF semplicemente da qualche mese è in difficoltà con l'AEW. Questa difficoltà è dovuta al fatto che voleva un aumento, da quello che abbiamo saputo da alcune fonti, che potrebbero anche non essere giuste, perché poi in definitiva non lo sappiamo dai protagonisti veri, quindi prendere tutto con le pinze, ok? Non diamo per assodato che sia vero quello che sto dicendo. Però pare che gli abbiano già fatto un rinnovo di contratto, duplicandogli l'ingaggio annuale, ma lasciandolo comunque molto indietro rispetto a quelli che sono gli standard di nuovi atleti che sono arrivati dopo di lui. Atleti che ovviamente hanno uno storico alle spalle, si portano dietro una serie di cose e che quindi sono stati pagati, tra virgolette, giustamente di più perché hanno uno storico. Il problema di MJF è che lui dice: quando ci sono io, i rating si alzano. Quindi sono io che trascino lo show più degli altri. Cioè, è più interessante vedere MJF piuttosto che vedere Adam Cole, che prende molto di più di MJF. E da questo punto di vista, non mi sento neanche di dire che MJF sbaglia a pensarla così. Il problema qual è? È che ci sono contratti e contratti. Tu hai uno storico, ma non ce l'hai. Tu in un'azienda vali quanto l'azienda decide di darti. Se tu non sei contento, non sei convinto di quello che vali, tratti, provi a negoziare. Se non c'è possibilità di negoziazione, aspetti la fine del tuo contratto, non lo rinnovi e poi sei libero. O no, puoi chiedere anche licenziamento. Cioè non... Sì, però sai, fa parte della contrattazione nella mia testa, certo, no? Certo. Mi dai di più oppure mi licenzi e così via. Purtroppo, se le parti non sono riuscite a parlare, se c'è stato un raffreddamento, come millantano alcuni, noi non lo sappiamo. Queste cose non escono da lottatori della All Elite, non escono da dirigenti della All Elite, non escono da persone della All Elite, escono da giornalisti, i quali non dicono le loro fonti, ma dicono pare che, sembra che, anche a me sembra che Fabrizio negli ultimi 3 giorni abbia... abbia deciso di farsi crescere i capelli. Può sembrare tutto e non può sembrare niente. Le prove non le ho. Quindi è molto difficile discernere le cose. Ma io vi dico una cosa, anzi due. La prima, se fino a 3 giorni fa Tony Khan dice non ne voglio parlare, era settato un meeting per ieri mattina e poi viene annunciato che sarebbe stato presente MJF, io vado a pensare che le due parti si siano
un po' messe d'accordo. Quindi non lo mandi se non sei sicuro al 100% della professionalità della persona che sta per andare a parlare, che tanto non ti viene in tasca niente. Secondo punto, secondo voi, quando lui ha cominciato a urlare "Fire me, Tony, licenziami", non erano parole molto meno pesanti, non erano parole molto meno che facevano arrabbiare molto meno chi aveva il potere di spegnergli la luce e spegnergli il microfono? Io anche solo in base a questo vi dico, chiaramente, ai miei occhi, e io non so la verità, è percezione, ai miei occhi è un work gigante. Si sono messi d'accordo per fare una specie di pipe bomb 2 verso un atleta, sì, forse, verso un atleta, da parte di un atleta che effettivamente ha quelle capacità e quelle spalle per reggere l'urto. Un atleta che nel suo discorso non ha detto cose che la gente non pensa. È un po' un agglomerato di hater su internet, questo qua, il discorso di MJF. Se voi lo andate a prendere, sono tanti pezzi di hater che su internet parlano male della Elite. Anche gente che ha commentato sotto i nostri video a volte, no? AEW è una merda, perché? Perché prende gli ex WWE e quindi non ha una vera federazione, ma usa quelli degli altri. Va bene. Il punto è che prendendo tutte queste cose, portandole lì, lui le sa dire bene. E dicendole, facendo sembrare questa come la verità, quello che lui pensa veramente, il pubblico l'ha accettato e l'ha preso come face. La maggior parte delle persone è convinta oggi che il cattivo sia Tony Khan. Perché usare le parole ex WWE comunque, anche per molti tifosi della All Elite, fa scattare qualcosa. Non c'è niente da fare. Però Fabri, a mio parere, è un grosso work. Tu cosa ci vedi? Sì, beh, tutto quello che è successo a Dynamite è chiaramente un work. Non c'è niente di male, dal momento stesso che l'hanno annunciato, e quello è tutto un work, perché comunque non lo dovevi annunciare, non si è nemmeno presentato comunque, con un collarino, per far vedere comunque, per vendere un pochettino le 7000 powerbomb che ha preso la domenica. Quindi non, questo ovviamente sarà tutta la parte work, dobbiamo solamente vedere dove voglio andare a parare. Spero che non vadano a parare a far apparire un screen Tony Khan, non come è apparso adesso, farlo apparire veramente un screen. Perché lì vai veramente a rovinare tutto, tenendo conto come poi abbiamo già visto Tony Khan, che al di là che non è un grandissimo attore, quello si è visto nei pochi promo che ha fatto, soprattutto quelli che faceva per Impact, ed è una persona che secondo me rischia veramente che se gli dicono qualcosa, anche se è preparato, rischia di saltare per davvero, mi dà l'impressione di non essere proprio, quindi non sarebbe una bella idea. Anche o Tony Khan gli manda gente, però il discorso, quando chiudi Tony Khan con detto Tony Khan licenziami, fa pensare che metti Tony Khan in mezzo nel vero senso della parola in questa ormai da qua in poi storyline, a vedere a che pro, a chi possa giovare, a chi, lì è tutto da vedere. Al momento giova solo MJF, perché il punto chiave in questo momento è che MJF è stato trattato come se fosse stato uno shoot vero, e per esempio le foto che sono uscite per i media non contengono foto di MJF, per esempio. Questo è un esempio stupidissimo ma importante, hanno cancellato. Dopo il ritorno dalla pubblicità non hanno parlato di MJF. Ora se fosse stata una cosa non preparata, non rimanevano così tranquilli al commento, Ma no, ci mancherebbe. Ma non su quello, ma per la puntata di Dynamite non c'è dubbio cosa è successo in passato. Fino a domenica, alla fin fine sono fatti loro. Se MJF andrà via dalla verità, Amen, se resta Amen lo stesso. Cioè, non è che quello che succede, succede. Non, e
Però appunto, secondo me la parte più difficile è come gestirlo adesso, perché anche il fatto stesso di, in questo momento salva MJF al di là del promo che ha fatto, perché puoi mettere tutto ad un tratto MJF nuovamente main eventer, dopo che però si è preso delle batoste. E da quella parte lì non è giusto, perché sembra quasi che contrattualmente, poi allora ha ragione lui si è lamentato, per farti stare zitto, sì, ti ho fatto perdere, poi in ogni caso eventualmente ti elevo come sfidante del campione o cose del genere. Quindi al momento sta giovando solamente a MJF. Poi vediamo in futuro. Sì, sta giovando MJF e credo che qui dobbiamo anche un attimino fermare le nostre parole, nel senso, ci siamo già spinti troppo oltre nel dire se è work o shoot secondo noi, perché comunque è una situazione che si sta concretizzando adesso e che non ci porta effettivamente tutti sti elementi, cioè non ci ha dato finora tutti sti elementi. Allora parliamoci chiaro. Il wrestling si spiega con il wrestling. Cioè, tu guardi le storie, poi a un certo punto dici: questa storia non è bella perché sono successe queste cose che non hanno fatto partire, decollare o l'hanno rovinata. Oppure, riguardando le storie, direte: questa storia è molto bella perché da quel momento, oppure fin dall'inizio, è partita, decollata, ha preso piede, ha preso forma ed è stata molto bella. Ma il wrestling è questo. Il wrestling è sopravvissuto a tutto. Certo che ha acciaccato il mondo del wrestling, non è più come negli anni, fine degli anni 90, gli anni ruggenti in cui si facevano ratings incredibili da tutte le parti, bastava mettere un lottatore da qualche parte e facevi ratings. Non è più così, però non è proprio morto, 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 no? E questo non essere morto, morto, morto ci porta verso una direzione molto ben specifica. Il fatto che comunque vada, comunque andrà, non è che se manca MJF finisce il wrestling. Ora, nella peggiorissima delle ipotesi, che vedo comunque molto lontana, finisce l'AEW se non c'è più MJF, la gente non la guarda più. Però non sono sicuro che possa accadere, no? Quindi si assorbirà il colpo eventualmente, se invece è una storyline, vedremo dove andrà a parare. Di certo per una persona come sottoscritto, non è una partenza di fuoco questa della All Elite, ma sicuramente, ve lo dico chiaramente, è una partenza di fuoco di MJF. Cioè MJF è stato impeccabile in quello che ha fatto ieri. Se davvero questo è un work gigante, la AEW così così, ma MJF ha fatto una cosa spettacolare. Per il come, per il modo. Ha tenuto 5 minuti il microfono, quei 5 minuti sono stati praticamente tutto il mondo che ha guardato, non so se saranno 100.000 persone, 1 milione di persone, 70 milioni di persone, non lo so, ma le persone erano tutte incollate a guardare MJF che parlava, tutte. E quante avranno girato canale perché magari l'amico gli ha mandato il messaggio: guarda che MJF sta facendo un promo della Madonna. Quindi può darsi che siano riusciti nel loro intento principale, portare un nuovo pubblico in un altro modo e far vedere alle persone che forse MJF distrugge il Mark segreto, mica tanto segreto, che c'è nascosto in Tony Khan. Ma Fabri è il tempo che ce lo dirà, cioè, più Sì, di così. no, più di dire cos'è successo stanotte, non possiamo molto fare, ce ne accorgiamo da mercoledì in poi, come prosegue questa che adesso ormai è diventata storyline, quindi come non mi stupirei nemmeno se ci fosse un finto comunicato che lui è sospeso, cose del genere, cioè, Ma già quel perché ormai... discorso del merchandise che non puoi accedere alla pagina di Esatto. MJF, sì, cioè, tutto a posto, tutto regolare come deve essere, no? E poi vedremo. Tanto, Ecco, ragazzi. sono quelle cose che purtroppo potevi fare nel 90, ma anche inizi anni 2000 potevi farle. Nel 2022 fai molta più difficoltà comunque. Non è, cioè, nel 2022 passare per trolloni, come tanti dicono che la All Elite è una federazione che trolla, non è una cosa bella, è passare per gente che trolla, perché vuol dire che te non ti fidi più di niente di quello che fanno. Non è bello, è passare per trolloni, cioè chi lo passa per... Quindi... Allora, hai ragione da un lato, però si è subito gelata la frittata, cioè avendo gestito questa cosa immediatamente dopo il fattaccio di domenica, di
di sabato, anzi, si è subito girata la frittata. Cioè, la gente ha cominciato a dire che è il work più bello della storia. Quindi, quelli che fino a qualche tempo fa avevano reticenze, hanno cominciato a pensare che questo sia il work più grande, storico, importante del mondo. Boh, ne parliamo tra un po', tra qualche settimana. E tra qualche settimana ne sapremo davvero abbastanza per poterne parlare, ma vedendo quello che vedremo, seguendo i comunicati. Voi state all'occhio, perché comunque sul nostro canale YouTube un po' di aggiornamenti su Star MGF arriveranno. Quindi voi tenete sicuramente d'occhio e poi ne riparleremo. Fabri, però se tu sei d'accordo, io direi di dare il bentornato a Miro, che batte Johnny Elite. Ah, il nostro Redeemer è tornato a casa finalmente. L'ho visto bene, senza nessuna fasciatura addosso, quindi finalmente ritrovato completamente nel fisico e credo anche nella tempra. Un po' spoilerato dalla moglie, che su Twitter ha detto, non so per quale motivo, ma io quasi quasi mi metterei a guardare Dynamite. Un po' tanto spoilerato dalla moglie, io mi aspettavo proprio lui, cioè non avevo dubbi ormai. Quindi, sostanzialmente, ci aspettavamo un po' questo ritorno. Contro Johnny Elite, il match è venuto decente, sì. E dobbiamo capire dove vogliono andare, perché lui potenzialmente può muoversi in tutte le direzioni. Sia per andare a ripescare il titolo TNT che per andare verso il titolo del mondo, che magari per fare delle faide contro dei personaggi di un certo rilievo o che nel frattempo si sono fatti una posizione verso il titolo del mondo, cioè hai praticamente una pedina jolly, questo è un vero Joker, che diciamo che dove lo metti sta. Sei contento del ritorno? Sì, aspettavo, speriamo, poi Miro comunque che se ne dica, è un main event, quindi ce lo puoi subito mettere anche, non dico per il titolo, perché deve fare ovviamente qualche incontro prima, però comunque lo puoi mettere subito per dei titoli senza problemi, nessuno si lamenterebbe. Su questo non c'è dubbio. Mi sembra abbastanza in forma per quello che comunque ha potuto fare contro Johnny Elite, che comunque, chiamarlo Johnny Elite fa specie, che comunque è... Ma scegli un altro nome dal cesto. Johnny. E che okay, qualche boccetto se l'è fatto, però comunque in ogni caso è stata, diciamo, una prestazione convincente. Non è durato ovviamente molto l'incontro, però comunque per far vedere è stata bella la sua presentazione, comunque, che di fatto si è dato il bentornato, se l'è dato da solo lì. E quindi adesso vediamo poi quali saranno le sue mire, che quelle non le ha dette, cioè ha detto quelle astratte, diciamo, poi la vera mira, vediamo quale mira di Miro. E niente, vediamo poi qual è. Una cosa, no, non è stata una vergogna la moglie, per un semplice fatto, ho visto un post, per un semplice fatto, tieni conto che CJ Perry è seguitissima sui social. Miro, che a chi ne possiamo pensare, è uno dei più conosciuti della All Elite, ma letteralmente uno dei più conosciuti e seguiti. Quindi questo, lei facendo capire questo, volontariamente o involontariamente, ha dato una mano ad eventuali ascolti di Dynamite. Allora, ha tolto la sorpresa a chi l'avrebbe guardato comunque. Però ha anche magari convinto qualcuno di quelli che dice, però mi manca Miro, non mi piacciono più di stare senza Miro, adesso non so, ma c'è vario, il mondo è molto vario. Oppure anche fatto capire a qualcuno a cui non piace Miro, no, allora non lo guardo stasera. Oppure che ci poteva essere lei, qualcuno magari era interessato a vedere lei, e lei è seguitissima, Miro. Miro è uno dei più conosciuti, quindi su quello ha fatto bene lei. Magari lei l'ha fatto veramente innocentemente, dicendo per sperare una cosa di suo marito. Allora, però... io poi penso, poi correggimi se sbaglio Fabri, un arrivo nuovo, cioè tipo avessero spoilerato Tanahashi, certo. Mi sarei un po' arrabbiato, no? Oppure se avessero spoilerato, che ne so, la vittoria del titolo di Miro da parte di Miro, allora mi dava fastidio. Però spoilerarmi che guarda che questo Dynamite Miro è un po' alle porte, comunque erano uscite le news che lui era anche nel backstage di Double or Nothing, esatto, ma poi comunque poteva essere, noi abbiamo fatto uno più uno, abbiamo detto vabbè, c'è l'avversario di Johnny Elite, ma poteva essere anche un promo eventualmente. Sì. Lei di fatto ci ha detto che c'era suo marito, appunto. No, assolutamente. Comunque è stato molto
molto bello, posso dire, rivedere Miro, ero molto contento. Quindi, bene, tra l'altro, bene, fatto, è uscito fuori una foto, mi ero dimenticato di mandartela, di questi giorni, che quando c'era stato l'ingresso di Miro nel carro armato, uno dei soldati che c'era accanto era Ricky Starks. Bello, bello. Un giovanissimo bello. Ricky Starks. Bello, bello, bello. Molto, molto interessante. Però, se vi stanno piacendo queste cose, non è lì, se vi sta piacendo anche seguire le vicende insieme a noi, beh, una delle cose più importanti che potete fare per dare una mano ai nostri video, al nostro canale a crescere, è quella di mettere un like o anche un dislike. Noi non disdegniamo il fatto che qualcuno ci dica non mi piace quello che fate. Chiaro è che sarebbe molto interessante per noi quantomeno ricevere un vostro feedback. Quindi scriveteci pure nei commenti quello che non vi piace di ciò che stiamo facendo, in modo che noi possiamo anche valutare. Di certo la nostra linea è questa, cioè non è che cambieremo granché, se non vi piace è difficile che vi piacerà Elite Friday, perché Elite Friday è un po' questo, l'abbiamo impostato così. Però... Sì, certo, un banale non mi piace perché mi stanno antipatici o io o Stefano, non ci dà niente, quello amen. Cioè, non... Però può esserci magari d'aiuto un commento un po' ragionato, esatto. E poi cercate sempre ovviamente di portarci delle cose che possono essere, insomma, belle per noi da raccontare, da sentire. Allora, Fabri, io direi che a questo punto passiamo a un argomentone, perché è ramificato questo, molto ramificato. Sì. Perché la Jericho Appreciation Society festeggia nel ring. Ovviamente le parole non sono soltanto noi siamo bravi, belli, buoni perché abbiamo vinto l'Anarchy in the Arena. Ma li avete visti quei pazzi furiosi che hanno fatto questo, questo, quell'altro, quello là che vuole andare a fuoco, ma come ti permetti? A un certo punto escono fuori Kingston e William Regal, e William Regal urla urla Blood and Guts. Dovevo farla la battutina, War Games, Blood and Guts. E sostanzialmente all'inizio non vuole accettare Jericho. Poi si fa la rissa, succedono cose, e quindi viene ufficializzato il Blood and Guts, e ancora non sapevamo la data. Mm-hmm. Mentre si fa cacciare sul ring, Ortiz arriva 4-4 dietro le spalle di Chris Jericho e a un certo punto gli taglia una ciocca di capelli. A questo punto Jericho si imbufalisce e urla chiaramente che vuole un match, una lucha de apuesta, come si dice, poi lo dici meglio tu se vuoi, tra Chris Jericho e Ortiz, un air versus air match, chi perde si deve rasare a zero. Per chi si fosse messo lì a prendere un po' in giro Chris Jericho l'altro giorno quando gli è stato lanciato liquido infiammabile, credo fosse veramente benzina peraltro, è stato lanciato liquido infiammabile. Eh sì, perché da bordo ring qualcuno dice che c'era proprio odore di benzina. Odore, sì. Così. E sostanzialmente avete visto che aveva una chiazza sul cuoio capelluto completamente senza capelli. È una chiazza di cuoio capelluto, una parte di cuoio capelluto che lui ha perso in un match a Wrestle Kingdom contro Naito. Quindi è una ferita di guerra, una cicatrice, è tessuto cicatriziale quello. Non è che è pelato Chris Jericho, ok? Però tutti hanno visto quel pezzo senza capelli, hanno pensato che fosse pelato sotto i capelli lunghi e soprattutto... probabilmente è un po' il motore quello che ha mosso il discorso di fare la luce da questa. Fabri, dimmi un po' che cosa hai pensato del segmento in generale, saltiamo la parte two point, per favore, non vorrei vomitare. Sì, no, l'unica cosa che... cosa mi sta piacendo della Jericho Appreciation, che mi sembra incanalato meglio qua rispetto all'Inner Circle. Ha più senso. Ha più senso e mi sembra che funzioni meglio la stable rispetto a quegli altri. E infatti non li vedevo sempre, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda. Forse perché nell'Inner Circle c'erano comunque, per quanto non hanno, come si dice, storico in federazioni importanti, però Santana e Ortiz erano due che in lotta
molto già valutati. Guevara comunque il suo nelle Indie, in giro in Messico, in giro per il mondo l'aveva già fatto. Quindi qua sono più sconosciuti, nel senso Garcia è comunque all'inizio della sua carriera. I Two Point O, per quanto siano trentenni, eccetera, ultra trentenni, però non si è mai filati nessuno di pezza. Quindi mi sembra meglio questo. E poi Jericho comunque non è più un main eventer, e adesso c'è Ormai, comunque ormai, l'argomento. io ho già Purtroppo. perso. Ho perso già un'altra volta con la vita. E quindi non, mi sembra messo meglio in questo contesto Jericho rispetto a quello dell'Inner Circle. Però no, stanno funzionando per quello che devono funzionare. Certo, a Bullet Guts devono prendere un bel po' di botte, e questa è una cosa abbastanza, direi, ovvia. Però se c'è prima la luce da questa, vado ad immaginare che Ortiz non lo vediamo più con le 3C. È possibile, è possibile. Dubito fortemente che perda Jericho e poi perda anche Blood and Guts, quindi faranno una sorta di pareggio. Sarà molto divertente. Blood and Guts, che poi abbiamo scoperto essere stato messo il 29 giugno. 29. Ragazzi, 3 giorni prima c'è Forbidden Door e questi mi vanno a piazzare Blood and Guts. Sapete che cosa significa questo? Significa che 9 su 10 chi parteciperà a quel match non sarà anche a Forbidden Door, almeno un incontro veramente importante. Anche se io ve lo dico, il fatto che alla fine ci sia stato Moxley, poi ne parliamo, che abbia accettato di entrare nel Blood and Guts, ma ancora non abbia detto niente Danielson, per esempio, mi fa pensare che quel famoso Dream Match Okada contro Danielson si farà. Sì, faccio fatica a pensare che Danielson non sia nella card, di Forbidden Door, perché cerca da parecchio. Quindi, Come sta che gliel'abbia chiesto proprio la New Japan come collaborazione, che magari, che ne so, la New Japan ha venduto, si fa per dire, i tre o quattro più famosi, e viceversa la All Elite ha dovuto fare lo stesso, perché comunque sì, assolutamente, assolutamente. E ci sarà da vedere questa costruzione della card. Io credo che praticamente ogni settimana qualcosa uscirà. E Può altrimenti darsi, faccio fatica a pensarlo, però può darsi che succeda qualcosa anche. Sono meno ovviamente gli show in qualche show della New Japan, magari. Faccio c'è Dominion, fatica a Fabri. pensarlo, esatto. A Dominion qualcuno magari apparirà. Sì, c'è da dire una cosa, la sfiga vuole che Dominion mi pare sia prima dell'apertura totale delle frontiere col Giappone. L'apertura è il 10, se non sbaglio. 9 o 10. 9-10. Quindi mi sa che Dominio nel 6, una cosa del genere. Ma non sono sicuro, può darsi che poi il 12 c'è Cyber Fight Fest, il festival di New Japan DDT Tokyo Joshi. Non mi ricordo quando è, onestamente non me lo ricordo in questo momento, però quella potrebbe essere una data importante per far succedere qualcosa. D'opinione è il 12, quindi si salverebbero. Quindi Dominion il 12, si può fare un sacco di roba da qua al 12, in realtà. C'è un Si può Dynamite di andare. mezzo e c'è Dominion di mezzo, No, nel quindi. senso che si può andare, si può sia stare un po', nel senso che tu arrivi magari anche l'8, devi farti 2 o 3 giorni, ma hai comunque lo spazio per andare poi il 12, insomma, Esatto. si può fare un po', si possono fare scelte. Vedremo. Comunque è molto importante. Questa è una faida ramificata e sta prendendo quota molto bene. Sembrava raffazzonato aver messo anche Moxley e Danielson, invece stanno avendo tutti un grande senso, per cui bene così. Si tira avanti perché è davvero, davvero una bella Anche faida. perché comunque per Forbidden Door, scusate, per il 29 giugno Wheeler Yuta c'è, e quindi un componente, se non c'è Mox, se non c'è Danielson, può essere Wheeler Yuta. Sì, assolutamente, assolutamente. Ho solo una paura fottuta, ma non la dico. William Regal. No, No, non no, può. ho paurissimo, ho No, non paurissimo. può, no, ma non può letteralmente, nel vero senso della Spero, parola, mancherebbe. spero, 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 spero.
Segmento invece extra ring, recuperato dal post Double or Nothing. Mm-hmm. Cioè la faida con Samoa Joe non è stata bloccata. Jay Lethal, Satnam Singh e Sanjay Dutt hanno attaccato nel backstage Samoa Joe, il quale è stato colpito più volte alla spalla, che era già ritornata malconcia dal match con Adam Cole, quindi teoricamente si è portato avanti questo discorso di infortunio. Occhio, perché a breve, e quando dico a breve, probabilmente questa faida prenderà quota e si cominceranno a vedere i primi match. Sì. Non credo si vada subito con il match di Jay Lethal per il titolo TV della Ring of Honor. No, no, quello no, ci passerà prima magari per l'indiano, o magari l'indiano lo fanno ancora aspettare un bel po' di tempo, ora quello lo vedremo. Sì, è comunque una faida di cui non ce n'era assolutamente bisogno, e è venuta con quanto? 15 anni di ritardo, molto probabilmente. 10, to, siamo buoni, facciamo 10. E... però va bene, ok, è fatto più che altro, è circoscritto al discorso Ring of Honor, poi alla fine, perché è per il titolo Ring of Honor, sarà, quindi è più per quel motivo lì, perché sì, sì, sì. Comunque di un Samoa Joe Jay Lethal del 2022, onestamente, non se ne fregherà niente nessuno. Mi dispiace dirlo per Samoa Joe, anche per Jay Lethal, più per Samoa Joe. No, vabbè, sono due grandissimi performer avanti con gli anni, cioè, semplicemente. Il fatto stesso che c'è un Sanjay Dutt che non lo... un Sanjay Dutt che non lotta più da non so quanto ormai, e poi lo vediamo che non è, già non era un fenomeno lui rispetto agli altri Sanjay Dutt, figuriamoci adesso se dovesse provare a rimettersi gli stivali. Sì, sì, assolutamente. Wheeler Yuta, finché ho visto io stavo andando bene, sono indietro di due giorni con il Best of the Super Juniors, quindi non chat, ci so non dire scrivete, esattamente come è finita. Non scrivete allora chi l'ha visto, potete, in chat. Se potete non datemi spoiler. Però insomma, spero che sia andato bene come le prestazioni che stava facendo, perché stavano migliorando di volta in volta, è una cosa molto positiva. Penso di mettermi in pari domani, e poi invece la finale la vedrò lunedì, purtroppo, gli impegni mondani. Però aspettiamo, perché comunque questa faida è stata semplicemente fermata per il pay per view, ma si porta avanti tranquillamente. Diverso il discorso per Red Dragon, Young Bucks e Iculeo, che battono Luchasaurus, Jungle Boy, Christian, Matt Hardy e Darby Allin. Doveva farne parte anche Adam Cole, ma si è infortunato. Doveva farne parte l'altro team, Jeff Hardy, ma si è infortunato. Quindi entrambi hanno scelto decisamente, non ne sono stati loro, i propri sostituti, e il match è andato avanti per come doveva andare. È una bella fagiolata, 10 uomini, no? 5 contro 5. Però alla fine il match si è lasciato guardare, anche due o tre cosine interessanti, diciamo. La cosa principale è più o meno successo quello che sarebbe comunque dovuto succedere anche con Jeff Hardy, sì, dentro. Sì. Cioè Christian ha cominciato ad aver da dire con Matt Hardy. Loro nella vita... cioè dire che sono amici, Fabri, forse non è un eufemismo. Perché sono fratelli. Manco da dire. Però, on screen se ne sono sempre dati di santa ragione, e anche stavolta succederà. Questo perché? Perché ovviamente gli Hardys hanno battuto gli Young Bucks, e nel casino in cui gli Young Bucks saranno coinvolti per Forbidden Door, c'è spazio nel frattempo per vedere una difesa titolata di Jungle Boy e Luchasaurus contro gli Hardy Boys. Una difesa che tu, Fabri, volevi vedere assolutamente, sì, no? Sì, 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 era il mio sogno. E quindi, come è stato il mio sogno anche vedere Iculeo, di Iculeo c'è da notare una cosa. È stato messo, per quanto sia non inutile lui in quanto tale, nella stable, comunque è stato messo un Bullet Club in mezzo. Quindi sì, vediamo sì, se i discorsi di Adam Cole e Jay White andranno a coincidere e si metteranno insieme anche a Forbidden Door. E quindi sì, questo incontro di fatto ci ha portato il match tra gli Hardys e i Jurassic. Vediamo come evolverà. Spero che non evolva nel peggio, al peggio. Cioè con il passaggio di cintura agli Hardy Boys, a me sembra abbastanza evidente che succederà. Ho paura anch'io.
cioè l'ultima run degli Hardy Boys di un certo tipo e li farà diventare campioni. E avrebbero la cosa di essere i primi ad essere campioni delle tre federazioni principali. Sì. Sì. Un po'. Anche perché forse sono... Anche perché potrebbero farlo solamente loro, Christian e basta. E dovrebbe arrivare qualcun altro, tipo AJ Styles. Esatto, però potrebbero, al momento potrebbero soltanto loro e Christian, aiutatemi, ma loro e Christian possono solo. Vedremo, lo sappiamo Cliff, lo sappiamo. Cioè almeno io la penso così, poi dopo... Purtroppo sì. E Mike Quillero è bravo, poi Fabri non lo conosce magari così a fondo, però non è male Quillero, anzi. Il problema è che, come sempre, quando li vedi così alti, se non hanno un match ben costruito, sembra sempre che non stiano facendo le cose come devono. Però non è così male Quillero in realtà, anzi, è un buon performer, sta lavorando molto per migliorare, per crescere. Anche l'età giusta per maturare concretamente, quindi farà bene. Certo, questi non sono i contesti, ragazzi, minimamente, va costruito bene un match con lui, poco da dire. Esatto, non potremmo rifugiarci da nessuna parte con Jurassic contro gli Hardy, non c'è niente. Samoa Joe, no, non credo abbia mai vinto il titolo del mondo in WWE, No, Samoa ha Joe. vinto NXT, non ha vinto però titolo del mondo. Assolutamente, ma no, ma ce l'abbiamo, figurati, noi non, nessuno di noi ha niente da dire. Anzi, un grosso applauso a Jeff Hardy, assolutamente, grossissimo applauso. Vedremo dove si andrà a parare Fabri, però credo che la direzione sia un pochino quella che abbiamo citato poco fa. Mentre invece diamo il benvenuto anche ad Athena, che vuole battere Jade Cargill e chiudere la streak. Partendo dal presupposto che sì, sarei contento di vedere chiudere la streak, partendo dal presupposto che sì, Athena potrebbe andare anche molto bene, ma la Statlander... Anche perché comunque qua è stato fatto un errore da parte sua della Statlander a, stavo per dire a Forbidden Door, a Double or Nothing, ma all'inizio lei si era messa testa a testa con Jade Cargill, poi è andata su Red Velvet, ma all'inizio si è messa testa a testa di fatto con Jade Cargill. Allora, vado cercando di spiegarmi bene. Io sono convinto che per quanto sia brava, non sia pronta per il titolo la Statlander. Fa qualcosa che ancora non è la cosa giusta. Per esempio, la sua finisher, quella spider qualcosa, è inguardabile, non si può fare, hai 1.000 ore di tempo per counterarla e 200 modi diversi per counterarla. Mi chiedo come possa essere credibile in un contesto come, per esempio, quello di Jade Cargill, provare ad andare a vincere con quella sottomissione lì. Dopo tutta la serie di powerhouse moves che fai, io non dico di schienare come sta facendo Wardlow col piede sul petto, però vai a schienare. Punto e basta, cioè la distruzione dell'avversario è fondamentale per i grossi. Lei in questo momento è grossa, ma non sta facendo la distruzione dell'avversaria, la sta facendo cedere con una mossa farraginosa, difficile, complicata da fare e con mille possibilità per uscirne e darle, non dare la possibilità di chiuderla. Come la vedi tu? No, rispetto a Jade Cargill è sicuramente più brava, rispetto a tante atlete della All Elite è più brava, cioè io di fatto è che c'è dislivello tra quelle brave e sotto, però è comunque sotto alle brave la Statlander, quindi se dovessero scegliere lei non ci sarebbe nessun problema. Mal che vada, lei anche l'altra mossa finale, faccio fatica magari a farla, a pensarla con Jade Cargill, perché Jade Cargill è alta. Solo per quel motivo lì, però lei ha anche l'altra mossa finale, quindi non si pone il problema, lei di fatto ne ha due. Quindi quello credo che sia proprio il male minore, magari su quella di sottomissione modificherà un po', o la velocizzerà lei, vedrà un po' come riesce a fare. Quindi non mi pongo tanto problema, perché comunque se te distruggi un avversario,
Anzi, veramente distruggi di più perché distruggi un avversario e poi lo fai anche cedere, Sì, però per esempio qua letteralmente. Giulio dice che è una signature. No, ha chiuso dei No, ha match chiuso così. degli Ha incontri. chiuso diversi match Però così. appunto io dicevo l'altra, appunto il belly to belly pile drive, l'altra sua mossa finale, quindi via Sì, 2 lei, non è un problema quello. ma ultimamente lei sta cercando la sottomissione. L'ha cercata Sì, con sì, sì. Rubisò, l'ha fatta anche con Red Velvet. Comunque è un passaggio che prova sempre e a volte funziona. Per esempio, con Rubisò è stata il problema perché lei aveva già un problema alla spalla con Rubisò, e quando è stata presa in questa mossa, Rubisò ha attaccato la spalla e è stata dovuta mollare. Comunque non è la mossa giusta. Cioè, allora, parliamoci chiaro. L'uomo tigre ci insegna che una finisher, per essere tale, deve essere una mossa che tu puoi fare contro tutti. E non ti devi liberare, soprattutto se fosse una presa di sottomissione. Quindi, questa mossa Spider, sto cazzo, la può fare con tutti? No. Già con Nyla Rose non viene bene. Già con una piccolina non è detto che venga bene, ma proprio per una questione di dimensioni. Già con Jade Cargill rischia di non riuscire a farcela. Sì, però il fatto che ne ha due fa l'altra, cioè E no. Cioè, il non discorso è proprio può. quello lì. Deve lavorare un po' sul moveset. Io la vedo ancora lontana da quello che può fare lei, perché ogni volta che lei aggiunge qualcosa lo fa bene, ma non ha ancora raggiunto il moveset corretto. Per me è ancora un po' indietro. E dato che Jade Cargill è indietro, io mi chiedo, ma vogliamo dare in mano il titolo a un'altra che è ancora lì, ma non è ancora arrivata Sì, ma è molto esattamente lì? meglio, ma è molto più avanti di Jade Cargill, cioè non glielo do e come. Cioè, non, Jade Cargill al momento non sta dimostrando assolutamente nulla. Cioè, quindi figuriamoci. C'è tutta quell'altra Assolutamente. parte di Jade Cargill che però le va troppo a favore. La parte mediatica, la parte di vendibilità anche come immagine, Jade Cargill ha quella roba lì che dall'altra parte al momento invece avrebbe Athena. Quindi forse slittano un attimino e preparano ancora meglio la Statlander. Forse hanno capito che non dovevano lanciarla adesso, ma magari la lanciano un po' più in là. Occhio perché ad agosto, che non è così distante nelle dinamiche del wrestling, ad agosto già c'è Battle of the Belts. Quindi può darsi anche che decidano di fare qualcosa a Battle of the Belts per la Statlander. La vedo una cosa così assurda, così lontana dalla realtà. Uomo Tigre ci insegna che per vincere devi vincere praticamente sì. Molte volte sì, in dei casi sì. Quello è vero. Quello è vero. Esatto. Già come mimica facciale, come espressività, molto valido, molto intenso, mi piace, molto simpatico. E hanno sbagliato a lanciare, immagino, su Jade Cargill. Ah, beh, sì. Sono convinto anch'io che sia stato un errore gravissimo. Io non sono Non così l'hanno disfattista su Jade Cargill, per il futuro. voluta costruire, adesso devi aspettare che si costruisca. Però è campionessa, allo stesso tempo è campionessa. È lì il problema. Cioè, costruirti da campione rischi poi di non aver niente quando non hai più la cintura. Tenendo È conto che un ha fatto rischio. lo scalpo, come si dice, per quanto poi tanto alla fine non ti ricordi se gli incontri sono stati rubati o no. Però gente come Rubisò e Thunder Rosa, cioè, non è che è così a due qualunque. No, ma ne ha battute tante. Eh? Perché poi alla fine ha battuto Tay Conti, ha battuto Anna Jay, cioè anche tante altre ragazze che poi possibilmente non potrebbero essere pushate per arrivare lì, sarebbero quasi tutte delle seconde volte ora contro di Sì, lei, Anna quindi Jay difficile. è stata già la prima, seconda volta. Red Velvet lei l'ha già affrontata 2 volte, beh, non era una titolata, però Tre appunto. volte, perché una 3 volta era volte. anche il primissimo match È con vero. Shaquille O'Neal. Va bene. Vedremo cosa si inventeranno. Dall'altra parte, però, Fabri, Wardlow ha battuto JD Drake. Poi viene informato da Mark Sterling di essere stato accusato di percosse contro la security dei vari palazzetti. Posso Finalmente. dire che da un lato va bene, dall'altra
non c'è pace per questo ragazzo. Cioè, non ce n'è come, perché comunque noi non sapevamo se gli incontri precedenti glieli facessero valere, ma lui è apparso esattamente come primo sfidante al titolo. E tanto aveva accanto il numero uno, è raro che mettano il numero di ranking, non lo mettono praticamente mai. Gli ha ammesso che era numero uno al ranking, non l'hanno nominato, ma hanno dovuto mettere che era numero uno al ranking. Quindi in sostanza hanno Quindi. tenuto conto di tutto quello che lui ha fatto. Esatto, ne ha tenuto conto, sanno che è il primo, l'hanno messo, quindi c'è cioè, attenzione. Va bene, vedremo, vedremo, vedremo. Intanto, 19 minuti fa è uscito un dato che farà strabuzzare gli occhi a qualcuno, dato che è in calo rispetto alla settimana precedente. Dynamite ha fatto 969.000 spettatori, 0,40 di ratings. Mi fa sempre ridere perché solo un anno fa parlare di 969.000 spettatori era assoluta utopia e 2 anni fa non parliamone, però si guarda ai 20.000, 30.000 e tra l'altro, vabbè, da una settimana all'altra. Sta di fatto che Wardlow è subito impelagato in un'altra faida. Fabri, che cosa ti aspetti da Wardlow che ancora una volta debba uscire da questo intoppo a furia di powerbomb? Gli faranno magari perdere o retrocedere, gli daranno una faida giusto per non fargli accorgere che lui è primo nel ranking. Qual è il punto di Quello è il Wardlow? problema, perché il fatto che loro hanno dovuto, si fa per dire, mettere che è il primo nel ranking, ti fa pensare che la strada sia quella di andare per il titolo. E magari nel frattempo gli trovano un avversario, però lui per andare contro CM Punk ha la cosa che lui aveva squasciato CM Punk. Cioè non l'ha battuto per colpa di MJF alla fine, di fatto. Perché l'ha voluto far infierire o cose del genere, quindi non. E sembrerebbe andare verso lì la sua situazione. Non ci credo, perché lo sappiamo che non sarebbe pronto. Prima parlavamo di Jade Cargill, sarebbe comunque. No, non si parte a quel livello, perché comunque lui ha già costruito, però devi fa cosa fai? Lo fai conoscere già da sfidante, cioè non avrebbe molto senso, o addirittura da campione, se gli facessero vincere il match. E quindi bisogna stare un po' attenti con lui cosa fanno. Loro hanno già segnalato però che è il primo ranking. Quindi se non sei più primo ranking vuol dire o che ti supera qualcuno perché gli fanno fare più incontri o lui perde qualcosa. Però Non ci sono Nico altri rimedi. diceva giustamente, primo nel ranking, ma tenerlo lontano non tanto dal titolo principale, ma dal titolo TNT. Ma può Perché darsi. comunque il primo nel ranking può decidere dove andare. Questa è una cosa che avevano già Sì. detto molto tempo fa. Sì, certo, anche, E in però effetti. sappiamo che il titolo TNT, cioè, le classifiche comunque non le segue, quindi è così abbastanza volatile. TNT peraltro in palio a Rampage venerdì tra Dante Martin e Scorpio Sky, ma vedremo, vedremo. L'incontro potrebbe essere molto divertente, quindi vedremo. Sulla carta sì. Scopriremo cosa succederà a Wardlow nelle prossime puntate, ma nel frattempo Ruby Soho e Toni Storm hanno battuto Jimmy Hayter e Dr. Britt Baker DMD. In un incontro buono, devo dire la verità, mi sono abbastanza divertito. E sono contento quando ci sono i tag team che uniscono e intrecciano un po' le faide. Siamo un po' alle solite. C'è da costruire qualcosa intorno alla divisione femminile. Alla fine di questo match non mi sembra, correggimi se sbaglio, che si sia costruito chissà che. Anzi, nonostante lo schienamento di Britt Baker, Jamie Hayter non solo ha colpito Ruby Soho e Toni Storm, ma comunque ha dato la cintura a Britt Baker come se fosse stata lei a colpirle con tanto di abbraccio. Il problema di avere la divisione femminile Britt Baker centrica è che adesso ci sono queste tre, più lei ovviamente, o ci stai puntando a tutte e tre e stai sfruttando Britt Baker perché non vuoi toglierla assolutamente manco sotto tortura, oppure
E allora ti dico, vabbè, dai, se il senso è questo, mi tengo Britt Baker anche per questa faida, perché vuol dire che mi stai costruendo Jamie Hatter, Tony Storm e Ruby Soho, non ha bisogno, però comunque in ogni caso è lì. Però ora cosa fai? Tutte le volte che devi costruire qualcuno devi mettere Britt Baker in mezzo. Cioè, siamo sempre lì. Cioè, siamo sempre lì. A sto punto allora non le facevi perdere il titolo, basta. Non le facevi perdere il titolo. Glielo lasciavi infinitamente. Sono Thunder abbastanza Rosa, cioè non c'è d'accordo. stata traccia di Thunder Rosa. Non c'è stata traccia di Thunder Rosa. In realtà capisco che volessero puntare di più sul discorso di Jade Cargill e Athena, però Thunder Rosa è Thunder Rosa, anche solo un promo extra ring, un qualcosa, Se non quei suo 20 di qualcuno, secondi che... anche se non suo di qualcuna che la sfida, per dire, cioè, tanto per. Però niente, cioè Britt Baker alla fine si sta rivelando un'arma a doppio taglio. Purtroppo in questo momento Sì, beh. più taglio sbagliato, però vabbè, Allora, vediamo. Fabri, diciamoci la verità. In realtà, se noi la vediamo un po' così, c'è tutta una montagna di pubblico che non sente minimamente la mancanza di Thunder Rosa che viene a parlare, ma sentirebbe la mancanza di Britt Baker Eh sì, come personaggio. ma perché fa parte comunque dell'errore fatto? Se hai Sì, cioè però fai fatica lei è anche, cioè. stata la prima vera tra maschi e femmine, a parte tutti i lottatori, spoiler, tutti i lottatori sono imposti dalle federazioni, non è che cioè, c'è quello più, quello meno, ma sono tutti, ma è stata la prima vera imposta dalla federazione. Hanno usato la sua bravura, ma adesso infatti è sempre lì, sempre lì, sempre lì. Il titolo ce l'ha un'altra, ma loro ti vogliono far capire che è lei quella su cui devi puntare delle donne, che sappiamo che sul ring invece cioè, non la vede nemmeno Thunder Rosa, esempio. Ma non vede nemmeno le tre con cui ha affrontato stanotte. Cioè, quindi, sai, è Sì, pesante. Cioè, io sono convinto è una che sorta di quando ci lamentavamo all'epoca dei veri, è una sorta di John Cena comunque al femminile. allora, sì e no, lei perde e ha perso molte volte, che con Rio ha perso per il match in cui avrebbero dovuto decidere se mandare o meno Rio per il titolo, no? Tanto per fare un esempio, ma quindi non è proprio quel John Cena lì, però, se il pubblico comunque generalmente ti acclama molto Britt Baker, esplode quando entra Britt Baker, vuole vedere Britt Baker, forse il vero cul-de-sac è io l'ho imposta, sono riuscito a imporla talmente bene che adesso non posso toglierla per il pubblico, perché se io mi metto a costruire dell'altro faccio una fatica della Madonna perché la gente mi vuole Britt Baker. Eh sì, però sta chiudendo la divisione femminile così allo stesso tempo. Lo so, però è Se un tu in impasse tutte difficile Dynamite perché in tutti i sensi è così. mi devi sempre mettere un incontro più un segmento, quasi sempre così, della divisione femminile, e in uno di questi due c'è sempre Britt Baker, che non è campionessa, stai togliendo spazio alle due campionesse, in questo caso le porta Thunder Rosa, stai togliendo spazio a gente come Storm, Hater, Ruby Soho, adesso vediamo poi Athena cosa farà. Comunque gente molto preparata che potrebbe tranquillamente stare sul pezzo senza problemi, però non glielo dimostra al pubblico. Sì. Eh sì, è vero anche questo. Britt Baker senza cintura rimane più rilevante di Thunder Rosa con la cintura. Comunque Britt Baker sta bene con le cinture in generale, tant'è vero che comunque le hanno fatto portare tranquillamente quella che ha Esatto. vinto per Owen Hart, senza nessun problema. E se parliamo del match, mi sono divertito molto, l'extra ring, un po' meno. Poi c'è stato il main event, Fabri, dove Jon Moxley ha battuto Daniel Garcia in un match che non è stato più dei 4 minuti che No, abbiamo beh, visto mancherebbe. qualche mese fa. E tra l'altro proprio a The First Dance, il secondo Rampage, È che era vero, stato il match è vero. tra loro. E sostanzialmente si sono scontrati in una bella battaglia, senza esclusione di colpi, blade job, un sacco di roba che mette dentro cose. Quasi quasi, con qualche minuto in più, qualche spot in più, potevano fare questo in pay per view, andava bene comunque. Molto bravo Daniel Garcia, però ancora una volta Jon Moxley, quando si trova a lottare con qualcuno che lui deve mandare over, che lui deve trascinare nell'over in qualche modo, Jon Moxley si dimostra sempre fenomenale. Sì. Non ripetiamo come sempre, se Garcia non impazzisce,
non ha problemi, che sia in All Elite o in qualsiasi altra federazione, non ha problemi per il suo futuro, quindi può andare anche in giro per il mondo. Quindi no, non vedo, e non sembra uno di quelli che vada a impazzire, ecco. Non, e, cioè, tra l'altro anche nelle federazioni indipendenti, cioè, ha battuto parecchi atleti importanti, eh. Cioè, a partire da Bandido, un Alex Shelley che ovviamente Sì, ormai non è più Alex Shelley, non è però. più, però comunque si è battuto tanti altri, cioè già famosi, e quindi non, comunque si sa già il fatto suo Daniel Garcia rispetto a tanti altri. Però comunque bell'incontro, ecco, lo stavo per dire, sanguinato, va bene, okay. Non, prendiamo atto anche di questo sanguinamento di Moxley, piace, a quanto pare gli piace Moxley è uno sanguinare. di quelli che alla fine di Dynamite deve mangiarsi due costate al sangue per recuperare. Sicuro, sicuro, carne di cavallo, come dire, Sì, quella sì, sì. che ti dà il ferro. Però no, no, bell'incontro, non, va bene, non c'erano abbastanza dubbi, perché comunque Garcia, cioè stiamo parlando di Garcia come un giovane, ma allo stesso tempo come affermato, quindi sai già che fa il bell'incontro. Non si pone quel problema con lui. Quindi ecco, se bisogna dare delle accelerate dei lottatori, cioè Garcia è uno che l'accelerata la devi dare. Sì, lo penso anch'io. Cristiano, la devi dare, non è più quello tanto le sue sconfitte, ce l'ha già avuto il suo, ha fatto quasi un anno, non dico da jobber, ma quasi, però con lui veramente colpo d'acceleratore totale devi dare. Cioè, come Sì, dicevamo, sì, sì. il discorso di Jericho per Session Soccer e Blackpool Combat deve finire, cioè che il proprio discorso della Jericho Appreciation deve finire con Garcia che si erge quasi a leader. Cioè, comunque deve uscire con Garcia vincitore, non con Jericho piuttosto che gli altri. E non come Sammy Guevara, E non come che è Sammy Guevara. uscito come cammino tranquillamente con le mie gambe, E però invece, molto cioè, intrecciata a quella della mia fidanzata. esatto, invece non ce la fa. Garcia invece deve uscirne bene. Con lui devono veramente tirare dritto in maniera importante. È vero che è un altro tipo di talento e forse si presta più facilmente, forse anche un altro tipo di carattere e questo lo Ci sta aiuta un pochino anche di quello. Però più. abbiamo visto che comunque non, quello non lo sapevamo, la sua parte è bravo anche nell'entertainment, quindi cioè, a sto punto ormai ormai diciamo è infilato lì dentro, però devono fargli fare più roba singola possibile. Cioè, se lui lo Sì, metti sì, ad sì. esempio per il TNT, toglie il titolo a Scorpio Sky, cazzo, ma già adesso è molto più credibile di Guevara e Scorpio Sky, già adesso. Sì, E quindi però diciamo che se vogliono giocare veramente sul lungo con lui e prendersi un attimino di tempo in più, sono capaci di creare uno che forse non ci passa nemmeno per il TNT. no, 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 ho detto TNT soltanto per fare la differenza con Guevara e i campioni sono Ah, adesso. No, no, ok. no, solo per la differenza. Ma è uno che se vai secco d'acceleratore, gli puoi dare una shot titolata entro fine anno, non tra un altro anno, ma potenzialmente già entro fine Sì. È molto interessante, un prospetto veramente molto, molto, molto interessante. No, Garcia non entrerà nel Blackpool Combat Club, anche se l'avrebbero per fatto molti sarebbe all'inizio. molto bello. L'avrebbero fatto all'inizio con Moriarty anche. Sì, Ecco, un sì, sì. altro che pare che si siano dimenticati è Moriarty. Cioè, li metti tutti e tre nello stesso livello e poi però Moriarty è. E probabilmente non è nello stesso livello. Beh, a vederlo lottare, sì, poi bisogna vedere cosa ne pensano loro, quello. Mancherà qualcosa e quindi lo staranno preparando. Ma penso che la sua storia arriverà, presto o Sì, tardi. anche perché l'hanno nominato e quindi non è che non l'avessero Sì, ma poi nominato, comunque la quindi. All Elite sui giovani, devo dire che su quelli che ha avuto sotto contratto è sempre stata molto brava. E quindi boh, speriamo molto bene. Sono molto curioso, molto molto curioso. Bene, bene, bene. Fabri. C'era l'extra time possibile per questo match, non è stato raggiunto, quindi neanche noi andremo in extra time. Direi che è il momento di chiudere questo episodio di Edit Friday e probabilmente abbiamo detto tutto. Vi voglio ripetere soltanto che terremo d'occhio la situazione MJF, ma parleremo solo quando ci saranno degli aggiornamenti. Fino ad allora, tenete duro e provate a informarvi bene, Ne è cioè arrivato uno, è stato rimosso dal roster MJF. Vedremo, 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 vedremo. Il W Shock l'avevamo E visto, sì, l'avevamo detto. sì. Noi comunque teniamo tutto aperto e le possibilità sono tante, vediamo.
Io sono ancora convinto che sia un work. Magari mi sveglio una mattina e capisco che non è un work. Ma manca un licenziato, deve esserci comunicato, a prescindere da tutto. Quindi. Teoricamente sì, teoricamente sì. Quindi vedere, manca vedere. Quello. Noi nel frattempo vi salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito fino a qui. Un abbraccio singolarmente a tutti quelli che sono venuti anche soltanto per un minuto a trovarci, che ha scritto anche soltanto un ciao in chat, veramente grazie di cuore per il supporto. Grazie a tutti quelli che hanno visto On Demand e che magari con i loro like e le loro condivisioni faranno sì che tante altre persone possano vedere quello che stiamo facendo, apprezzare, perché comunque ce la stiamo mettendo tutta per dare un buon apporto alla causa del wrestling, e quindi dai, dateci una mano anche voi. Grazie Fabri comunque per la tua partecipazione e per la tua presenza. Grazie a te, grazie a te. Davvero grazie di cuore a tutti, è stato un piacere anche questa sera venire qui con voi, ci risentiamo molto molto presto, tenete d'occhio perché c'è stato un piccolo slittamento, per esempio la review di Rampage esce domenica, ma non vi preoccupate, ci siamo con tutto, sabato vi aspetto un video fantastico che riguarda l'Owen Hart Tournament, quindi non mancate i prossimi appuntamenti di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo, alla prossima!